i pascoli liberi, ai piedi del Monte Terminillo e un caseificio dove trasformare il latte appena munto in pecorini freschi e stagionati. Nelle campagne di Rieti, l'azienda agricola d'Ascenzo è una piccola filiera del formaggio di latte ovino che i fratelli Manuel e Daniele guidano nel rispetto della tradizione trasmessa loro dai nonni, che erano pastori e facevano la transumanza prima di stabilirsi nell'altopiano ariatino. C'è mio fratello che fa i formaggi e io mi occupo, arrivo fino al portargli il latte fresco, mi assicuro che il latte sia buono. Manuel porta il gregge al pascolo tutti i giorni perché gli animali possano nutrirsi dell'erba fresca che cresce spontaneamente in queste pianure. È uno dei segreti, spiega, del gusto genuino del loro formaggio. Noi lavoriamo soltanto un latte che sia genuino, che sia pulito. Perché questo? Perché il nostro formaggio è al latte crudo, quindi lavorando il latte crudo è importante avere una base di latte che sia rispettabile. Quindi no mangimi, no GM, no insilati, tutte cose che poi lavorando al latte crudo vanno ad influire sul prodotto finale. Daniele è il primo dei fratelli, anche per una questione di età, ad aver scelto dopo aver concluso gli studi di tornare alla terra. Sin dall'inizio si è dedicato alla produzione casearia, realizzando i formaggi che rappresentano l'azienda. Tra questi spiccano i pecorini, il giovane stagionato 2 mesi, da sempre nel paniere di famiglia, e lo stagionato, che per gustare bisogna attendere almeno un anno. La cosa bella, insomma, è proprio che occupandoci di tutta la, diciamo, partendo dall'allevamento, arrivando fino ai formaggi, alla vendita dei formaggi, abbiamo tutto sotto controllo. La filosofia di questa azienda credo che sia poi di fondo la tradizione, il prodotto di una volta, genuino, sano, che consiglierei a mio figlio. Il molino ha 100 anni appena compiuti, se lo sono tramandato in famiglia per 6 generazioni e nelle mani dell'ultimo erede, Marino Conti, continua dopo un secolo a macinare farina con la stessa pietra, solo che oggi è diventato anche un pastificio di qualità che trasforma grano e altri cereali in oltre 20 tipologie di pasta, che passa tutta attraverso le trafile a bronzo nel laboratorio di Castel Madama. La cosa che caratterizza la nostra azienda è che come si faceva 100 anni la farina, 100 anni fa, questa ancora tutto oggi nel 2021 facciamo alla stessa maniera, quindi con dedizione, con passione e soprattutto con attenzione al prodotto che vogliamo. Andrea Proietti fa parte del team del Molino Conti da molti anni. Per lui questo, più che un lavoro, è una missione. Far capire quello che oggi non viene molto capito, l'importanza del nutrizionale, quindi di cosa mangiamo. Il lavoro inizia con la scelta della materia prima. Ecco, selezioniamo innanzitutto il prodotto primario, quindi il grano. Grani di prima qualità, l'Italia ne è piena, e con questa selezione di prodotti possiamo poi noi mettere mano e quindi grazie al nostro molino, grazie al nostro pastificio, mettere sulla tavola degli italiani un prodotto di qualità. La differenza, assicura Andrea, si sente anche al naso e al palato. Sicuramente l'odore subito ha un profumo buonissimo, già dalla cottura si sente, e questo permette di condire anche poco la pasta, quindi usare poco sale, usare poco olio e apprezzare di più il sapore della pasta, cosa che non può succedere con una pasta industriale. Formaggi che si mangiano con gli occhi prima che con la bocca, creati in questo caseificio artigianale ai piedi di Picinisco, in Valcomino, da Paolo Fiorini, che da una 20 anni trasforma il latte delle sue capre, dando espressione alla tradizione locale e sfogo alla sua creatività. Questa è nata nel 2002 come azienda. Inizialmente un'azienda mista pecore e capre. Successivamente poi l'ho trasformata come azienda dedicata solo all'allevamento caprino. E così ho iniziato a trasformare solo il latte di capra, esclusivamente il mio latte. Accanto alle tipiche caciotte e marzoline spiccano alcune dimostrazioni di elegante edilizia casearia, come la mattonella, un taleggio mascherato, e la piramide, dalla pasta soffice ricoperta da polvere scura di carbone vegetale. Le linee architettoniche celano sapori autentici e genuini. Il più orgoglioso in assoluto è l'erborinato di capra, il blu di capra, perché veramente ho lavorato tantissimo
diversi anni per ottenere un risultato soddisfacente. Intanto un formaggio al latte crudo. Erborinati al latte crudo se ne trovano pochissimi, perché di solito vengono pastorizzati, noi qui lavoriamo tutto al latte crudo. E anche l'erborinato ho scelto, è stata una mia scelta di produrlo al latte crudo. Questo è un erborinato comunque piccante e abbiamo scelto per, diciamo, spezzare un po' quella nota piccante, anche che un po' aggressiva, abbiamo inserito il mirtillo, ricoperto di mirtillo. Paolo spiega come sia fondamentale nella realizzazione dei suoi formaggi avere la possibilità di seguire tutta la filiera e di mantenere una produzione contenuta. È grazie a questo che le sue creazioni sono capaci di raccontarsi meglio di quanto possa fare lui stesso. Io infatti dico sempre, non mi serve la pubblicità, devono parlare loro, in giusto proprio. Sta a posto. Un premio dedicato alla memoria di Stefano Sbaffi, il direttore generale Arcial, prematuramente scomparso nell'agosto del 2019. Lo indice proprio l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio, annunciandolo con una nota sul proprio sito. Il concorso mette in palio tre premi da 7 a 10 mila euro, uno per la migliore tesi di dottorato, uno per la migliore tesi di laurea magistrale specialistica e infine uno per la migliore tesi di laurea triennale primo livello. Gli elaborati, che dovranno essere inviati entro il 28 febbraio, dovranno avere per oggetto la valorizzazione del sistema agroalimentare, mediante lo sviluppo di tematiche come sviluppo rurale e programmazione europea, servizi di assistenza tecnica per l'agricoltura, l'innovazione, sicurezza alimentare, sistemi di qualità e tracciabilità, marchi di origine e la loro gestione. Le informazioni e moduli per la partecipazione sono disponibili sul sito dell'Agenzia. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.